abitano in ciò che resta di palazzi parzialmente demoliti o case in mezzo alla strada e sono disposte a tutto, pur di non lasciare la propria abitazione alle grandi imprese edili. Eccovi dunque 5 persone davvero molto testarde. Nella città di Nanning, in Cina, sorge una casa in mezzo al cantiere. Ostinato fino alla fine, il proprietario di questo edificio si è rifiutato di farlo demolire per ormai 10 anni. Tutto intorno, nel frattempo, è nato un nuovo quartiere, con palazzi e vari negozietti. La casetta è poco più che una baracca, ma si trova proprio in mezzo alla Yaning Road. Come racconta la stampa locale, faceva parte di un villaggio, che però è stato trasferito alla fine degli anni 90. Tuttavia, il rifiuto del proprietario continua a bloccare i lavori di completamento della carreggiata. Attualmente i residenti, per andare avanti con l'auto, devono per forza passarle intorno. Questa foto, che ritrae il caotico paesaggio di una città cinese, ha qualcosa di strano. Infatti in questa zona di terreno spunta una palazzina, che sembra quasi un'isoletta. Infatti il proprietario si è rifiutato di venderla al costruttore. Ma quest'ultimo, decisamente molto infastidito, ha continuato i lavori, radendo al suolo ogni cosa intorno alla povera casa, lasciando solo un lembo di terra per entrare. Pensate un po' che cattiveria. Purtroppo però, dopo un solo mesetto, il costruttore l'ha avuta vinta e l'abitazione è stata demolita. Guardando questa foto, sicuramente vi verrà in mente qualcosa. Esatto, si tratta della commovente storia raccontata da Up. Infatti questo film è stato ispirato proprio alla storia di Edith Macefield. La signora ottantenne, pur di non lasciare la sua amata casetta, ha rifiutato perfino un'offerta da $1 milione. Infatti proprio nel suo terreno doveva essere costruito un grande centro commerciale. Però 2 anni dopo il rifiuto, la signora morì, lasciando l'immobile a Barry Martin, il supervisore del centro commerciale. Alla fine l'uomo ha deciso di metterla in vendita. Certo che però essere circondati da muri alti una decina di metri non è che sia proprio il massimo. Quando il governo cinese gli chiese di lasciare l'abitazione, perché evidentemente era un po' in mezzo alle scatole, l'uomo si rifiutò all'istante, dicendo che non avrebbe lasciato quel posto nemmeno se gli avessero regalato una villa sui colli di Hollywood. Quindi alla fine quella strada che vedete, che in realtà è un'autostrada, è stata costruita attorno alla casa. Certo che però quest'uomo ha davvero del coraggio da vendere, anche perché rischia pure la vita. Attualmente i costruttori sperano che il rumoroso traffico che la attraverserà possa portare i due coniugi a dargliela vinta, ma per adesso non sembrano avere la minima intenzione di mollare. Questa che vedete è una casa che è stata letteralmente tagliata a metà. No, non si tratta di un fotomontaggio, ma di una storia vera e propria. Infatti nel 1970 un costruttore di case voleva costruire un nuovo complesso di edifici, ma all'inizio dei lavori si trovò a che fare con un proprietario decisamente testardo. Infatti David, che abitava qui, si rifiutò di andarsene, protestando con ogni mezzo. Alla fine arrivarono a un compromesso, che prevedeva la demolizione parziale di tale struttura. Sembrerà strano, ma tutto questo in effetti è legale. La cosa importante è che la casa rimanga abitabile.